Ciao a tutti, sono Angelica Giglio, campionessa del mondo e campionessa italiana assoluta bikini Divas 2022. Oggi sono qui per parlarvi di questa categoria e per spiegarvi passo passo quali sono le cose obbligatorie ma soprattutto la team walk che dovrete svolgere durante la vostra competizione. Le atlete verranno confrontate sul palco con dei quarti di giro a destra e successivamente con una team walk di massimo 60 secondi. Il regolamento NBFE prevede che in questa team walk ci sia una cosa obbligatoria che viene chiamata Bikini Divas Crossback with Crossed Legs. Questa posa consiste in una posa di back con le gambe incrociate, e i capelli spostati dalla schiena, quindi con la schiena ben visibile, i gomiti in alto e le mani che sfiorano la nuca. Adesso ve la farò vedere. La team walk dovrà essere eseguita in questo modo. Partendo dal fondo del palco, tutte le bikini dovranno mostrare la loro posa di saluto verso il pubblico. Successivamente si andrà verso il centro del palco e si mostrerà la vostra posa frontale. Dopodiché dovrete dirigervi verso l'estrema sinistra del palco e mostrare la vostra posa laterale sinistra rivolta verso il pubblico. Attraversando tutto il palco, vi dirigerete verso l'estrema destra e mostrerete la vostra posa laterale destra sempre rivolta verso il pubblico. Tornando poi al centro del palco, dovrete mostrare la posa obbligatoria di back, quella da regolamento NBFE chiamata Bikini Divas Cross Back with Crossed Legs. Dopodiché si concluderà la team walk ritornando al fondo palco, quindi da dove eravate partite, e mostrando la vostra posa di saluto e finisce. Adesso vi mostrerò come svolgere al meglio la vostra.